Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video vi racconto la storia di una delle strutture più belle e più di lusso che avevamo in Italia. Sto parlando del Grand Hotel Et Milan di Salso Maggiore Terme. Nel 1882 il Grand Hotel Et Milan apre i battenti per merito dell'industriale Giacomo Ferrario di Luino, che negli anni precedenti prende in mano una grande casa e la trasforma in un hotel di prestigio. Il nome originale però non è Grand Hotel Et Milan, ma è Albergo Romagnosi, in onore di Gian Domenico Romagnosi, che è un grande filosofo nato appunto a Salso Maggiore Terme. Alla fine del 1800, più precisamente nel 1899, l'albergo si dota di un veicolo elettrico, di una sorta di vettura elettrica che mette in comunicazione l'albergo, che si trova in una zona centrale di Salso Maggiore, con lo stabilimento Magnaghi, dove si effettuano le cure termali. Del resto Salso Maggiore, si sa, è da sempre famosa per essere una città dove si effettuano cure termali. Nel 1925 l'albergo cambia nome e diventa a tutti gli effetti il Grand Hotel Et Milan. Subisce nel contempo diversi lavori di ampliamento, tra cui la famosissima sala da pranzo in stile Liberty con il grandissimo lucernario presente a centro stanza. È una delle zone in assoluto più famose di questo Grand Hotel e anche oggi, che si trova in avanzato stato di abbandono, questa sala da pranzo resta una delle fotografie più famose che si possono trovare sul web. Questo ampliamento si deve all'opera di Ugo Zanchetti, un grande architetto dell'epoca, e anche i giardini vengono ulteriormente ampliati e viene dato spazio anche a sport tipo il tennis. Tra gli anni 20 e gli anni 40 il Grand Hotel raggiunge il suo massimo splendore, diventa a tutti gli effetti una struttura famosissima, diventa meta ambita di personaggi famosissimi, capi di Stato, celebrità, diplomatici, uomini d'affari. Tra i personaggi più famosi che hanno soggiornato all'interno del Grand Hotel si possono trovare il re d'Italia Vittorio Emanuele III, il presidente del Consiglio Benito Mussolini, il poeta Gabriele D'Annunzio, Giacomo Puccini, insomma numerosi personaggi famosissimi dell'epoca hanno deciso di soggiornare all'interno di questo Grand Hotel. Tra il 1970 e la fine del secolo scorso il Grand Hotel inizia a sentire la concorrenza di strutture nate ben oltre la metà del 1900, che sono molto più moderne e molto più innovative. I gestori della struttura cercano quindi di correre ai ripari e di ammodernizzare l'impianto per renderlo concorrenziale con queste strutture più moderne. Ci riescono solo in parte, ma non riescono appieno nel loro intento. Nel 2006, infatti, complice la crisi economica e la crisi turistica che colpisce in primis tutto il paese e in particolare Salso Maggiore Terme, costringe la struttura a chiudere definitivamente. L'hotel poi cade in uno stato di abbandono e degrado, gli episodi di vandalismo, l'incuria e anche le intemperie meteorologiche contribuiscono a rendere il Grand Hotel quello che è oggi, una gigantesca e spettrale struttura abbandonata. Thank you.
Nel 2021 il Grand Hotel viene messo all'asta dal Tribunale di Parma per 1.800.000 euro, con la speranza che qualcuno riesca ad acquistare questa gigantesca struttura e riportarla ai suoi antichi splendori. Bene ragazzi, spero che questa storia vi sia piaciuta. A me è piaciuto tantissimo visitare questo hotel. Devo dire la verità, come sempre mi capita, mi dispiace tantissimo vedere che un punto di forza del nostro paese sia caduto in uno stato di degrado così avanzato. La speranza è che qualcuno riesca davvero ad acquistare questo lotto di terreno e questa gigantesca struttura per riportarla al suo antico splendore. Mettete un like al video se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ragazzi se ancora non l'avete fatto, per voi ripeto è sempre gratuito ma per me è un grande aiuto per continuare a raccontarvi queste storie. E come dico sempre, noi ci vediamo qui sul canale al prossimo video. Ciao ragazzi!